Salve a tutti, bentornati nel mio canale. In un mio ultimo comunicato stampa su un giornale online ho scritto un brevissimo articolo di come l'osteoporosi nell'uomo possa essere correlata, oltre che a patologie varie, metaboliche, morbo di Cushing, ipotiroidismo, problematiche del metabolismo calcio-fosforo, anche a bassi livelli ormonali. Quali sono questi ormoni? Si è visto come un calo di testosterone, quindi quella condizione di ipogonadismo, ipotestosteronemia, può ridurre, oltre alla massa muscolare, come purtroppo ben conosciamo, anche la massa ossea, la densità dell'osso, e questo predispone chiaramente a osteoporosi e conseguentemente a fratture. Un altro ormone molto importante, che spesso non dosiamo perché non è entrato ancora nelle nostre abitudini, specialmente in Italia, più in America conosciuto e ricercato, è il GH, l'ormone della crescita, che ha una importanza enorme in quello che è il trofismo dei tessuti, dalla pelle ai capelli, ma molto dalle ossa e dai muscoli. Ormone però molto costoso, per cui poi non è facile, in caso di sua carenza, la sostituzione, devo dire la verità. Stanno nascendo delle molecole alternative, i peptidi. Alcuni SARM forse in futuro potranno sopperire alla carenza di GH con costi molto 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 contenibili. Il testosterone invece è un ormone importante, è un ormone che possiamo chiaramente utilizzare affidandoci chiaramente a un endocrinologo o andrologo di fiducia. Chiaramente i livelli devono essere al di sotto dei limiti considerati normali, però ricordiamo come il paziente l'uomo che abbia tendenza a microfratture, che sia affetto da osteoporosi, ricordiamoci di dosare anche il testosterone. Potremmo avere un uomo con un ipogonadismo, un'ipotestosteronemia, che predispone più facilmente alle fratture ossee. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.